fortezza, oh, il mago della 1.0. Quindi, io in questa edizione posso fare il clown. Il clown dici? No. Salve ragazzi! Salve, bentornati! Sono una nuova capigliatura, spero che vi piaccia. Ma secondo me ti dona, lo sai? Da quel tocco di professionalità, tutto quanto, che è proprio nostra, proprio qualcosa. Allora, non avevo né il naso né le palline, se no vi facevo andando a gioco di ruolo nel frattempo. Ma è un Inception Magnificent, il gioco della Games. No, attenzione, mago, mago. Allora, però noi oggi no, oggi noi, gioco di ruolo, oggi poi fra l'altro... Oggi, quando mi è arrivato questo, ho goduto. È due giorni che ci sta rompendo i miei messaggi. Bello, 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 bello. Zillo. Vabbè, ma non ci tenevo tanto. Mi è arrivato a casa questo, che per me è come, non so, come se un evangelista gli arriva la Bibbia firmata da Gesù. Per me è quello, per me è quello. È già lo stesso livello, in teoria. Vabbè, sovvoliamo. Old school essential. Eccolo qua, che poi ve ne avevamo anche già parlato, anticipato sui vecchi nostri video, che se non li seguite, persone orribili, ma potreste diventare delle persone bellissime se cominciate a seguirci. Cominciate a seguire youtuber non seri, come noi. Come noi, questo è vero. Allora, Old School Essential è un Kickstarter che è nato, tra l'altro, della Necrotic Gnome, i gnomi necromantici in America, e un tizio si è messo lì e ha detto, ma... Allora, la 1.0 di D&D non si trova più o costa tantissimo. Ci abbiamo fatto un video riguardo su tutte le uscite della 1.0. Esatto, andate a vedere. Tutti i box colorati, bla. Allora, sto tizio ci si è messo, ha recuperato tutto il materiale possibile, ha kickstartato la cosa, ha avuto un successo incredibile e ha fatto uscire tutti questi manualetti qui. Kickstarter serve a questo? Sì, non sì, ha... Sì. Lasciamo bene. La ponta. Non ha le cose. La ponta. Sì, sì, è vero. E in pratica ha voluto recuperare tutto quello che era recuperabile, rendendolo, diciamolo così, favorevole sia alla vecchia guardia che alla nuova guardia. Esatto. Chiunque volesse tornare a giocare alla vecchia D&D e non riesce a reperire le cose in internet comunque perché il materiale è tanto, può affarsi a questo qui, a questo manuale, tomo delle regole, fra l'altro. Esatto. Vogliamo. Mi rendo conto che sono poco credibile con questi capelli, però... Per una persona come me, povera, non ha la disponibilità di recuperare quei vecchi manuali una volta per costo, tempo, difficoltà, nel ritrovarlo, questa è la soluzione migliore. Tra l'altro, aggiornati con una scrittura un po' più, diciamo, esatto, ai giorni nostri. Il 2020. E lo dice nelle prime pagine appena proprio lo aprite, lo dice proprio chi ha creato questa old school. È la vecchia guardia, però alcune regole... il linguaggio sono snellite ai tempi nostri, esatto, senza mai svilire tutto il lavoro fatto precedentemente, mai, esatto. Quindi troverete tra le altre cose, prima lo mostrava lui, la questione delle classi, come vi parlavo una volta, esatto. Di base abbiamo gli umani e poi quando ti vai a scegliere la classe ti puoi fare l'elfo, esatto. L'elfo è una classe, non è un guerriero, perché una volta l'ha pensato così. E dove ci sono determinati buchi c'è scritto che sono stati coperti dalle regole attuali, esatto, dalla 5.0, da... E quello che sta funzionando ora. Che ecco appunto, poi tra l'altro è funzionata grande, quindi non è una 5.0, non è un'edizione, anzi, che ha avuto scarso successo. Sono anni che è sulla cresta dell'onda. Quindi, decisamente. E ti mette la terminologia, è fatto in modo che chi non si è mai affacciato a un gioco di ruolo qui può capire le basi. Uh-huh. Per noi non serve, ma di nuovo, se si vuole introdurre la vecchia scuola alle generazioni nuove, è perfetto come è strutturato. Te lo dice anche che cosa significa old school, cosa significa, ti spiega anche cosa significa genere fantasy, proprio, cioè parliamo proprio dell'ABC. Tra l'altro con un colore, adesso provo a mostrarlo, con dei colori da manuale secondo me bellissimi, con quel verde lì, sono qui, faccio il gobbo, con quei disegni, ecco, vada dai gobbo, che a me mi ha intrigato. Voglio arrivare alla pagina. Oh, i disegni bellissimi. Non so, adesso sono colto d'ignoranza, non so chi l'ha fatti, ma so stupendo. Stile grafico davvero molto bello. Belli, che hanno quello stile lì che di vecchio e nuovo messo assieme, che poi è tutto il tema centrale di questa edizione.
E questo me lo dicevi tu prima, sì. Mi parlavi ad esempio, no? Di quello che ti piaceva della 1.0, le tabelle. Sì. Ho sempre... Allora, sono iniziato a giocare all'inizio della 3, praticamente. Ho iniziato a giocare giovane, baldo, molto magro. E... mi... non ride, no? Sono magro. Dopo ci facciamo come quell'hashtag che adesso, prima e dopo ti mettiamo, esatto. Prima te magro. Sembro poco credibile con questa parrucca, ma facevo 70 kg quando ho iniziato a giocare a D&D. E quindi, probabilmente D&D mi ha rovinato. Quindi, come master inesperto, cercavo un appiglio facile e veloce per assegnare gli oggetti magici, per esempio, e trovavo molto più facile approcciarmi alle tabelle che ho ritrovato qui, che ammetto, io al tempo cercavo su internet e c'era la 54K, no? Come si chiamava, in modo che faceva queste, il ciuffo devo tagliare dal parrucchiere, e queste tabelle mi hanno realmente aiutato a assegnare meglio gli oggetti ai giocatori. Con le tabelle nuove avevo più difficoltà, secondo me c'erano anche degli oggetti molto squilibrati per il gruppo e il momento che stavano vivendo come avventura. Queste avevano un approccio secondo me molto più equilibrato. Ammetto che non so dirti poi, come ti dicevo prima, se queste tabelle sono della 1.0 o della 2.0, quindi contate che io ero a cavallo fine 2.0 inizio 3, e la 3 all'inizio aveva anche molti problemi, come sapete, 3.5. Sì, a cavallo tra la basic e l'expert, quindi comunque sì, è tra la 1 e la 2. Quindi allora io sono qui, intanto mi tengo questo, poi ve ne faccio vedere. Sì, facciamo vedere che ho comprato tutto il paccone, perché sono pazzo, ma ne vale la pena. E Rascione, la classe armatura, qui la classe armatura della vecchia scuola, ovvero la CA, più è basso il valore e più la CA è importante. Cosa che non ricordavo, perché quando io invece ho iniziato a masterizzare usavo quella che qui, a crescere. Che qui chiamano infatti CA ascendente. Ascendente, io usavo quella ascendente. Altre cose che cambiano, una bellissima che mi hai raccontato anche tu, che c'era, che adesso non si usa più. Innanzitutto, allora, dov'è che se lo trovo? Allora, sì, sta scritto, secondo me, sta scritto qua, dov'era, miseria, non lo trovo. Comunque, il DM è l'arbitro, perché sempre sul video che abbiamo fatto noi, all'inizio, non è quella figura lì, era l'arbitro, era pensata a quel modo. E c'è... Poi era ricordando allo scorso video, Tafferugli. Tafferugli. E allora, e poi l'arbitro. E il DM, o meglio l'arbitro, non è tenuto a ripetere o comunque a spiegare in dettaglio, sì, ma a mappare i personaggi e l'ambientazione. Un giocatore, di regola base, deve fare il mappatore. Questa cosa di DM anche l'ho trovata divertente. Poi, come dici tu, magari la lunga può stancare. Però c'è proprio uno lì che ha... che fa come professione, oltre che la propria classe, deve mappare tutto, esatto. Quanto. E l'arbitro narra. Esatto. Ammetto che questa cosa mi è un po' indigesta, già solo parlandone. Senza, a me piace invece essere parte del gioco, essere un mezzo giocatore. Però chissà, un tentativo io lo voglio dare. Sì, è un approccio diverso, no? Un approccio vecchia scuola. E, allora, veniamo qua appunto. C'è il tomo delle regole, questo qui, che raccoglie tutto. Quindi voi di base con 30, vediamo, no, con 40 euro? Sì, no, 35 euro. Con 35 euro vi portate a casa tutto quanto. Non dovreste fare spese extra, però. Però non è solo a 35 euro. No, vabbè, qui entra, ve lo ripeto, la follia. Il tomo si può spacchettare in tanti piccoli manualetti, da notare fra l'altro quanto sono fatti bene, realizzati bene, e io l'ho detto anche a loro prima, mi piacciono più questi che quelli della 5.0, perché sono piccoli, mi danno l'idea di scuola, mi danno l'idea di manualetti di scuola che ti puoi aprire in qualsiasi momento. Questi qui, sto cercando un mostro per vedere, sono riassunti anche lì, però sono divisi e fatti in modo che questi li puoi dare al giocatore, mentre quello se lo tiene l'arbitro. Quindi non è necessario, ma puoi averli. Quando il gruppo provava ad attaccare, non lo potete vedere, quando il gruppo provava ad attaccare un dragonette, e andava male, chiaramente. Ah, ecco, sì, tra l'altro, è vecchia scuola, quindi... Quando lo dice proprio lo dice Tom, avete presente i combattimenti? Ecco, io mi metto le regole di come si combatte, ma voi non combattete. Cioè, perché tanto morite. Che morite. Cioè, qui è... com'è che si dice nei giochi? Non lo nei giochi è il Souls-like. Ecco, questo è il Souls-like di D&D. Quelli qui, diviso in tesori, mostri. Abbiamo
tesori, mostri, regole di ambientazione, incantesimi del chierico e del mago e regole base. Ok. Viene racchiuso dal box. E devo dire che fa davvero la sua sporca figura sullo scaffale. Sì, sullo scaffale. Piazzi qua, te lo piazzi qui, quando è figo, che va dentro. E racchiudi tutto lì. Inoltre, abbiamo, beh, questo mostralo tu come se fosse una velina. Oddio, che bello. Cioè, io lo sigo solo per questo. Se si potesse comprare, a parte me lo comprerei. Lo schermo, si può. Lo schermo. Bello. Sono gli schermi che trovi in da 5. Però col disegno, col design vecchio. Cioè, bellissimo. Io... Bellissimo. Siete curiosi? Con tutte le regole dentro. Esatto, un bel, diciamo, l'interno è ben dettagliato. Davo un'occhiata prima di fare il video, ci sono molte di queste tabelle di cui vi parlavo e soprattutto la matrice, questa è una cosa che abbiamo perso, la matrice dei tiri per colpire PG mostri. Non si vede perché purtroppo la luce, vedi? Questa qui. Importantissima questa tabella perché... I tiri per colpire che in inglese ho scoperto è taco. To hit cia. Io non siamo così elevati, non è vero, però si impara una cosa ignorante però. E infine, per chiudere, per farvi partire, addizione, che mi manca solo addizione a me, che è bellissimo. Certo, dico qua, addizione arriva col tempo. Dentro la quercia, ovvero un'avventura di poche pagine, fra l'altro, quindi 32, molto molto anche questa old school, in cui, cioè, io vi faccio aprire la prima pagina. Oddio, che bello, guarda! No, purtroppo non so se si vede, ma è proprio old school, cioè, bello, cazzo, è quello. Vi faremo vedere qualcosa, in questo video avrete visto sicuramente qualcosa di fondo. Ed è bellissima, è tutto racchiuso in un quadernino bello, con i disegni sempre fantastici, 9,99€, lo schermo parliamo di una quindicina, una ventina di euro, i manualetti base che vi potete comprare separatamente assieme al box, oppure il box, i manualetti, l'avventura, lo schermo, il tomo, tutti assieme alla modica cifra di 120€, però non so per quanto tempo ancora, se la ordinate nello store. Ah, tra l'altro, chi è che aveva fatto tutto sto ambaradan? Esatto. La Need Games. Esatto. Che io vi ringrazio. Volevo infatti stringere un finale epico. Perché questo video, alla fine di tutto? Perché vogliamo prendere la nostra scimmia che si trova qui e qui e passarla a voi dicendovi che per la modica cifra di 100 euro, quindi 120, 110, ma in questo periodo bisogna vedere quanto tempo rimane disponibile. Sì. Compratevi questo reboot. Io andiamo a vedere il reboot, dai. Che va assolutamente preso per collezione, per gusto personale, per cercare di recuperare qualcosa che non avremo mai dentro le nostre case, o almeno sarà difficile recuperare quei vecchi manuali di una volta. Meno che non c'è i soldi. Esteticamente sono belli, portano via anche poco tempo, perché non parliamo di manuali da 500 pagine, tranne il tomo delle regole, che è un po' più grandicello. Questi sono, mi sembra, forse una sessantina di pagine, 70 pagine, saranno curiosità. Abbiamo? Forse di più. Questo è doppio. No, 47, 50. 50 pagine a manualetto che vi portano a poter rivivere l'old school, quello che era una volta. Sì. Tra l'altro, la Necrotic Game ha avuto almeno un successo che ha già annunciato che porterà altre cose. Ad esempio i tomi con gli immortali, che sarebbero gli dei, tutto quanto in futuro. Esatto. Quindi il Kickstarter continueranno e avremo altre old school nel futuro. Esatto. So che c'è già, come per... Ci sono altre avventure. Sì, esatto. Come per la 5.0 ci sono molte avventure che escono della vecchia generazione. So che si stanno studiando una vecchia ambientazione e una nuova, e la stanno portando, la porteranno solo in esclusiva per l'Old School, che non ci sarà sulla 5. Esatto. Cioè, quindi c'è veramente un lavorone dietro. Quindi vi lasciamo il link in descrizione, tu sicuramente lascerai tutto. Per dare un'occhiata, se vi è piaciuto questo video potete andare tranquillamente a comprarlo, se è ancora disponibile. Potete scriverci nei commenti, vi diamo dei consigli, dove ancora si può trovare qualcosa, ancora qualche aggancio, noi non sappiamo dove poter trovare questa cosa. Penso basta. Sì, penso che un bel mi piace. Ah sì, per noi un bel mi piace o non mi piace. Però commentato. Esatto, esatto. Condividete il video se il video vi è piaciuto. E se non siete iscritti, queste cose, la campanella. Esatto, se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella per seguire le notifiche. I nostri video usciranno uno il venerdì, gioco di ruolo, e Still Life, l'avventura che stiamo giocando, e la domenica tutto il resto, board game e quant'altro.
E quindi niente, io faccio. Adesso sono io la velina. Va da lei, saluti. Saluti però in tono. Ciao! Tipo i teletubbies. Ma non capisco! Can we get if we sail a little bit high? Vabbè, costa la macchina mia 2000 euro, però è vivo.